parlerò di un altro personaggio della banda Ramagliana, sempre un esponente di spicco, anche se inizialmente non sembrerebbe. Nella serie di Romanzo Criminale non gli hanno dato questa grande posizione, un po' come è successo per Mancini e gli diedero Ricotta, a questo personaggio gli diedero Scrocchi a Zeppi. Oggi vi parlerò di Edoardo Toscano, nello specifico il vero killer della banda della Magliana. Se vi interessa il personaggio di Edoardo Toscano, rimanete. Altrimenti, cari signori, vi inviterei ad andare a soffiare le popcorn con le chiappe. Scuola di botte, siamo di scuola di botte. Edoardo Toscano è un personaggio di cui non c'è molto materiale. Fortunatamente il buon Mancini nel suo ultimo libro ne parla in maniera molto molto aperta. Racconta sin dagli inizi l'Edoardo Toscano, detto l'operaietto, perché poi secondo me questo soprannome gli va un po' stretto perché non c'entra niente. Tanti dicono lo chiamavano l'operaietto perché si dava da fare nel crimine. No, Antonio Mancini racconta che lo chiamavano l'operaietto perché aveva iniziato a fare l'apprendista idraulico, girava con la cassetta degli attrezzi. Poi a un certo punto questo, sai, non c'aveva tanta fantasia di fare l'apprendista idraulico, ha posato la cassetta degli attrezzi e è diventato topo d'appartamento. Che cos'è un topo d'appartamento? È quello che te viene a rubare a casa praticamente. Lui ha iniziato così. Poi ovviamente la sua carriera di criminale si è evoluta, è passato alle rapine, si è messo in batteria e ha iniziato a lavorare. Edoardo Toscano inizialmente faceva parte del gruppo dei Tufellani, che venivano dal Tufello, mentre Antonio Mancini stava nel gruppo di Valmelaina. Allora, per chi non è di Roma, ma anche per chi non conosce la zona, vi spiego la differenza tra Tufello e Valmelaina. Via di Valmelaina si incrocia perfettamente con il Tufello, via delle Isole Cursolane, perciò sono due quartieri adiacenti. Due quartieri che è anche difficile distinguere sotto certi aspetti, con la differenza che quelli di Valmelaina erano molto bravi, vuoi perché erano più anziani, vuoi perché erano più esperti, vuoi perché avevano Er Pantera come organizzatore dei colpi. Er Pantera in pratica era l'Edward Bunker italiano, cioè uno che studiava i colpi nel dettaglio e che te li presentava già con l'importo che andavi a prendere. Ti diceva pure quali sacchi evitare, ti diceva per esempio se facevi una rapina alla posta, non prendete la corrispondenza perché rubate le lettere alla gente, non fate i cretini. Voi immaginate centinaia di persone che hanno mandato lettere, perciò c'aveva anche una morale da questo punto di vista: non menate troppo la guardia giurata perché è d'accordo con noi. Straorganizzatissimo, funzionava così. Quelli di Valmelaina, dove stava Mancini, facevano le rapine migliori, quelle con l'incasso almeno di 100 milioni di lire al tempo. Quando era sotto i 100 milioni la si dava ai Tufellanti. Questa gli famo fai Tufellanti, che so giovani, so promettenti, che poi l'unico promettente era Toscano, però damogliela a loro. Ma sei sicuro? Sì. E anche lì il Pantera faceva raccomandazioni: oh, questa rapina ve la diamo noi, ci ha passato tutto la guardia giurata, il vigilantes, mi raccomando non gli menate. Questi lo pistavano le botte, lo piavano a pistolettato, lasciavano lì per terra. Quando dopo il Pantera, Urbani, gli diceva: ma perché gli avete menato, l'avete pistato? E beh, così almeno è tranquillo che non scoprono che stava d'accordo con noi. Cioè, ti pare che le guardie dopo gli vanno a chiedere: oh, ma che stavi con questi che ti hanno massacrato? Poi con tutti i sordi che pia. Diciamo, Edoardo Toscano entra di fatto nelle grazie di Mancini. Mancini era più grande, era già conosciuto, già girava col macchinone, girava col Ferrari. Toscano era ancora profilo molto basso. Mancini era diventato proprio amico di famiglia di Toscano, i figli lo chiamavano zio. Toscano era sposato con tale Antonietta, che era la sorella dei fratelli Carnovale. Carnovale, tra l'altro, è una modifica del cognome, perché questi in realtà si chiamavano Carnevale. Poi negli anni hanno modificato, hanno fatto per evitare denunce, per evitare cose, perché raga, ai tempi funzionava così: ah, oh, dobbiamo arrestare Carnevale, oh, ma che cacchio, io mi chiamo Carnovale, ah beh, allora forse non sei tu. Poi alla fine li beccavano sempre e finivano dentro, però era una modifica che era avvenuta negli anni. Antonietta, la sorella dei due fratelli Carnovale, tali Giuseppe e Vittorio. Vittorio poi era il famoso Erconio, e invece il buon Toscano gli era stato presentato a Mancini da Arcelletta,
che stava in batteria con Toscano e era grande amico invece di Mancini. Dicevo, Mancini se lo portava in giro, arrivava lì col Ferrari, dai, vieni, fatti in giro una macchina. Ci aveva paura Toscano, era molto, molto timido a questo punto di vista. Cioè, vieni, vieni in macchina, ti racconto tu storia, vuoi provare la macchina? No, guarda, Antò, io non sono capace a guidare. Lascia vedere poi il Ferrari, e si metteva paura ogni volta che accelerava, e Mancini gli raccontava tutte le storie. Mancini dall'altra parte era anche molto paterno con lui, perché se c'era da fare un colpo, nonostante Mancini già aveva fatto i soldi, già faceva i colpi più grossi, se poteva andava con lui, l'accompagnava, tipo un po' papà, no, vieni che ti accompagno, sta rapina, falla così, devi essere un po' più tranquillo. E aveva notato in lui un particolare sangue freddo. Racconta sempre Mancini che invece il rapporto con la moglie Antonietta era molto particolare. Non a caso Edoardo Toscano, detto il killer, colui che ha freddato un sacco di gente, con la moglie soffriva molto, spesso litigavano, spesso lui andava via di casa, e quando andava via di casa sapeva sempre che sarebbe andato a casa di Mancini. Perché? Perché Antonio Mancini l'accoglieva sempre a casa, c'era sempre qualcun altro, c'era con la figli, c'è stava magari qualcun altro di passaggio, e tutti quanti quando vedevano il buon Toscano arrivare a casa di Mancini gli dicevano: «Au, ma che t'ha cacciato di casa tua moglie?» «No, me ne son nato io, ho sbattuto la porta e me ne son nato». In media stava due giorni a casa di Mancini, dove succedeva di tutto: donnacce, divertimenti, spruzzetti, cose di tutto e di più. E lui però, sempre fedele alla moglie, rimaneva, dormiva nel lettone matrimoniale con Antonio Mancini, e poi dopo un paio di giorni arrivava Antonietta e se lo riportava a casa tipo cane bastonato. Questo ovviamente cozza tantissimo con la figura di Edoardo Toscano, che noi chiamiamo il killer. Edoardo Toscano aveva un cruccio: durante una rapina era morto un suo compagno di batteria, tale il Pollo, e il fratello questa cosa non l'aveva mandata giù perché pensava forse che fosse stata colpa di Toscano. E quando in carcere Mancini e Selis parlano di un gruppo di persone affidabili, Mancini ovviamente fa il nome di Toscano, di Edoardo, e Selis si stranisce subito. Selis era quello che contava, perciò gli fa: «No, io Toscano non lo voglio perché ha fatto così colà il Pollo, non si sa com'è morto». Ovviamente lì Mancini, nonostante fosse giovane, era già uno molto riconosciuto dal punto di vista criminale, perciò gli fa: «Guarda, garantisco io, sistemo io la questione del Pollo». E così fece, parlò col fratello e fece ammettere il buon Edoardo Toscano nel gruppo di Selis. E a cavallo proprio di quel periodo Toscano fu arrestato, arrivò lì a Regina Coeli e partecipò all'evasione insieme a Selis e altri detenuti, tra cui Laudavino De Santis, detto Lallo Lo Zoppo, altro personaggio estremamente criminale del quale forse faremo un video, fatemelo sapere se vi interessa, tranne Mancini, perché Mancini in quel periodo fu trasferito pochi giorni prima di questa grande evasione. Una volta fuori si iniziò a cementare molto bene Edoardo Toscano all'interno di questo gruppo, che si unì ovviamente al gruppo del Trullo, dove Selis contava molto, insieme ovviamente anche a Giuseppucci e a De Pedis. De Pedis aveva un rapporto un po' di sudditanza con Edoardo Toscano, sempre raccontato da Mancini, cioè gli incuteva un po' di timore, e Toscano era sempre pronto a fare quello che diceva De Pedis. Dall'altra parte, per fortuna, c'era Mancini che bilanciava, diceva: «Ma lascio perdere, Arenatino rompi i coglioni», perché dopo l'omicidio di Franco Giuseppucci da parte dei Pesciaroli, i famosi proietti, si crea un marasma incredibile, perciò anche nei momenti un po' più di pressione, dove dovevano beccare qualcuno, dove dovevano far fuori qualcun altro, automaticamente c'era Mancini che teneva un pochettino le redini a cosa. Ma molti degli omicidi sono stati proprio compiuti da Edoardo Toscano. Per esempio, uno degli omicidi che fu più caratterizzato dalla vicinanza ai De Pedis fu proprio quello di Orazio Benedetti, detto Razzietto, che fu quel personaggio, quell'allibratore che brindò alla morte di Franco Giuseppucci. Ovviamente un affronto del genere non poteva essere tollerato. Renatino era impaziente, quando decisero di farlo fuori si era procurato l'alibi, ha fatto una festa e tutto, e praticamente quel giorno saltò. Renatino non ci vide più, andò su tutte le furie: «Dobbiamo ammazzarlo, dobbiamo far qua, dobbiamo far là». Giustamente Mancini, da persona intelligente, disse: «Guarda Renatino, lascia perdere, non sappiamo dove sta». Nel momento in cui scoprirono qualche giorno dopo dove si trovava Orazio Benedetti, detto Razzietto, De Pedis era pronto, dice: «Dobbiamo farlo». Purtroppo tutti quelli
diciamo, il braccio operativo in quel momento erano fuori gioco. Chi si era fatto qualcosa, chi era suonato, chi era bevuto, eccetera, eccetera. C'era solo Edoardo Toscano e quell'omicidio lo fecero proprio Edoardo Toscano e De Pedis. De Pedis guidava la moto perché, come ho detto, Edoardo non era un gran guidatore. Edoardo Toscano entrò dentro la sala giochi di via Rubicone a Bisca, quello che era, gli sparò praticamente a bruciapelo e uscendo trovò la guardia giurata. La guardia giurata, vista la freddezza di questo personaggio, se la fece letteralmente addosso e si mise in ginocchio, ma letteralmente che si bacchiò i pantaloni. Lui uscì tranquillamente e se ne andò. In più partecipò anche all'uccisione di Franco Nicolini. Questo è antecedente ovviamente alla morte di Giuseppucci. Perché? Perché Franco Nicolini era quello che a Selis gli aveva rotto le palle, stava sulle scatole a tutti quelli di Napoli, gli toccava il gioco d'azzardo a tutti, era da far fuori, e tra quelli che spararono a Franco Nicolini un po' tutti c'era proprio Edoardo Toscano. In più fu anche l'esecutore dell'omicidio di Sergio Carozzi. Sergio Carozzi era un commerciante di Ostia che non solo non volle sottostare alle regole di Selis, perché Selis se la comandava Ostia, ma lo denunciò pure, e denunciandolo firmò tra virgolette la sua condanna a morte, perché in quel periodo denunciare un personaggio come Selis equivaleva a dire me voglio fa sparà. Infatti fu proprio Edoardo Toscano ad eseguire la sentenza mentre Selis era fuori per un permesso, perché era detenuto in quel periodo, e Sergio Carozzi venne freddato proprio da Toscano. Ma andando avanti ci fu anche l'omicidio di Selis, e nell'omicidio di Selis furono sempre il buon Abbadino ed Edoardo Toscano, perché Selis, come vi ho raccontato, andate a vedere il video su Selis che vi ho fatto, era uscito fuori di senno, aveva deciso che la stecca era diversa, che lui prendeva di più, che la spartizione della roba era tutta diversa. A quel punto fu decretata ovviamente la morte di Nicolino Selis, anche quella eseguita con estrema freddezza, il che faceva vedere come Edoardo Toscano, affiancato a chiunque, era un killer di estrema rapidità e precisione. Poco dopo Edoardo Toscano si occupò anche di Giuseppe Magliolo, che voleva per esempio vendicare Selis. Tutta la serie di omicidi andarono avanti caratterizzando tantissimo questo personaggio. Addirittura nella sequenza della vendetta coi proietti uccise anche uno che si era macchiato del reato di aver ucciso uno che doveva uccidere la Magliana. Praticamente quelli della Magliana cercavano tale Mariano Proietti. Sto Mariano Proietti però era stato ucciso da un altro piccolo spacciatore, tale Raffaele Caruso. Oh, sto Raffaele Caruso a un certo punto dovevano vendicare. Cioè tu hai ammazzato, non è gli hanno detto grazie me l'hai ammazzato, no, tu hai ammazzato uno che spettava a noi ammazzare. Perciò il Sicilia, il Vesuviano, gli tese una trappola, disse che voleva parlare sai di roba, ci vediamo su e giù, lo presero e il Sicilia cercò di strangolarlo con un laccio, con una corda di pianoforte, ma non ci riuscì. A quel punto arrivò Edoardo Toscano e lo riempì di pugnalate fino a ammazzarlo. Che poi questa è una scena che c'è anche nel romanzo criminale, più o meno, dove c'è uno che sta a cercare di strangolare un'altra, arriva uno e basta, e va lì con un coltello. Poi ovviamente partecipa anche all'uccisione di Angelo De Angelis, che si era invece macchiato del peccato, chiamiamolo così, di aver trattenuto e tagliato la roba per sé per guadagnare di più. Poi finisce ovviamente in carcere, entra esci. Nel periodo del 1989 si era creato un grosso spacco tra i testaccini e gli altri, perché a un certo punto i testaccini stavano bene, spesso stavano fuori al carcere, in particolare De Pedis era diventato un boss, era diventato ricco, non dava più la stecca, ma anche perché lui aveva fatto guadagni con altre logiche, no, aveva investito, e già avevano decretato la condanna a morte di De Pedis, il gruppo della Magliana, perciò Abbadino, Toscano, eccetera. Solo che De Pedis lo venne a sapere e sapeva che Toscano, killer infallibile e uno che non si fermava davanti a niente, già lo stava cercando. Perciò nel momento in cui Toscano esce fuori dal carcere e si prepara per voler uccidere De Pedis, viene freddato da due killer assoldati da De Pedis, perché De Pedis non si sporca neanche più le mani. Assoldò due killer, due cani sciolti, tale Sciletto e Rufetto, che nel 1989 misero fine alla carriera criminale dell'operaietto.
come tutti quanti o finiscono in carcere o vengono uccisi. Questo mi sembra abbastanza evidente. Ovviamente anche il buon De Pedis, come già avevo raccontato, aveva gli agganci dappertutto. Nel 90 viene ucciso anche per vendetta di Edoardo Toscano. Perciò nessuno è mai salvo in questi casi. Il personaggio Scrocchiazeppi, invece, che nasce da Edoardo Toscano, il romanzo criminale, come diciamo, è Scrocchiazeppi. Devo dire, c'è un po' di somiglianza, anche se non troppo, cioè il profilo di killer non si vede molto, si vede che uno che magari se c'è da spara spara, se c'è sta da menare le mani lo fa, viene dipinto come uno un po' piccoletto, succube della moglie anche nella serie romanzo criminale, ma secondo me non interpretato correttamente, come d'altronde Mancini. Sicuramente è un profilo criminale molto più alto Edoardo Toscano rispetto a quello che viene riportato nella serie romanzo criminale. Ci tengo sempre a dire questo, ragazzi, nonostante io vi racconti questi personaggi della banda Magliana, magari alcune volte il racconto vi può piacere, ragazzi, stiamo parlando sempre di criminali, ex criminali o comunque gente che ha avuto a che fare con i peggiori crimini di cui un uomo si può macchiare. Prendete questi racconti come qualcosa che possa tornarvi utile a livello storico, perché una cosa molto importante è sapere la storia. La storia vi racconta che i criminali non fanno mai una bella fine. Io perché vi racconto i personaggi a banda Magliana? Perché sono quei personaggi che a un certo punto arrivano sempre al capolinea. E il capolinea è un brutto capolinea. Morte, arresto, e vi deve servire da esempio per dire: attenzione, forse non è la carriera criminale la cosa più figa, più divertente, anzi è costellata di privazioni, arresti, i migliori anni della vita spesso vanno via così, senza che passi nulla, non vedono i figli, non vedono le famiglie, perdono tutto e nella peggiore delle ipotesi ovviamente muoiono. Detto questo, se avete altri personaggi della banda della Magliana o similari a ciò, come ho già detto, l'Audovino De Santis, detto Lalo Lo Zoppo, o altri ancora, il Pantera, che faceva sempre parte del gruppo ed è un personaggio sicuramente molto interessante di cui parlare, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Per il resto ci vediamo al prossimo video.